Agli oltre 200.000 cittadini che ci hanno votati voglio dire che se potessi restituirvi i voti di cui ci avete onorato e che in questo momento la scelta dei miei colleghi sta disonorando, lo farei immediatamente. Spero che comunque non perdiate la fiducia. Che una politica diversa esiste. E spero di continuare a dimostrarvelo anche con il mio stesso esempio. Perdonatemi, ce la farò. È l'unico strumento che ho. Che quindi continuate a votare, partecipare attivamente. Grazie della vostra pazienza. Io sono stata tenuta all'oscuro delle ultime riunioni. I miei colleghi si sono negati negli ultimi giorni al telefono e ai messaggi, salvo informarmi delle loro decisioni appena ieri sera in toni cordiali. Messaggi con cui chiedevo una riunione per decidere insieme come ottenere per il Movimento 5 Stelle per loro dei ruoli di garanzia che spettano alle opposizioni. E mentre si negavano, incontravano Michele Emiliano, invece di fare riunione con me, l'hanno fatta con lui. E davanti a lui e con lui hanno deciso, su timida proposta di Marco Galante, approvazione di Cristian Casilli e silenzio assenso di Grazia Di Bari e Rosa Barone, di fare questo primo passo verso la maggioranza, con la nomina di Cristian Casilli tra i membri dell'ufficio di presidenza che spettano la maggioranza. È paradossale che, tra l'altro, mentre a parole hanno provato a convincersi in buona fede, prima di tutto loro stessi, che era un percorso basato sui temi, in verità è partito da una poltrona.